Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, sono nella mia camera da letto. Stamattina ho pensato di riorganizzare il letto contenitore che vedete qui alle mie spalle. Appunto, è un letto contenitore ed è una salvezza. Stamattina ho ricevuto i contenitori, ho acquistato dei contenitori proprio adatti al letto contenitore, che li ho acquistati sul sito su Amazon. Per fare tutto ciò ci sarà il caos più totale, però è fondamentale perché così recupero un sacco di spazio. Devo capire un po' cosa tenere lì, cosa magari andare a portare in garage. E questi sono quegli spazi appunto che salvano gli armadi. E vi voglio far vedere come organizzo appunto il letto contenitore. Ecco, questa è la pessima condizione del letto contenitore in questo momento, che andava rivisto e riorganizzato. Era da un po' effettivamente che avrei dovuto fare questo cambio, questa riorganizzazione, ma tra una cosa e l'altra non è stato possibile. Adesso, con la scusa che mi hanno portato il nuovo materasso, quindi dovevo organizzare gli altri materassi, dovevo sistemare le nuove trapunte che erano in regalo, in dotazione con il materasso insieme a dei guanciali e ad un coprirete, quindi dovevo riorganizzare queste cose. Con la scusa, ho approfittato e ho tirato giù tutto e tra l'altro Emma cresce velocemente, quindi dovevo tirar fuori già della roba un pochino più grande, e quindi che avevo lì giù nel letto contenitore. Nel letto contenitore avevo anche della roba piccola che dovevo assolutamente mettere via, e quindi ho detto faccio che finalmente riorganizzarlo. Comprando questi appunto contenitori, che sono davvero davvero, ve li straconsiglio, sono davvero comodi, resistenti, super capienti, belli da vedere, insomma mi sto trovando davvero davvero bene. Purtroppo il caos si crea perché nella fretta, nella confusione, non riesco sempre a sistemare per bene tutto, quindi metto dentro ad un sacchetto velocemente, alzo la rete e butto dentro al contenitore quello che magari non mi serve in quel momento, e se c'è spazio per recuperare spazio dalle altre parti, quindi è veramente una salvezza, però va organizzato bene. Continuo a tirare fuori della roba che era messa dentro a delle scatole di cartone, a dei sacchetti della spesa, dove appunto mi capitava. Ho finito di riempire anche quest'altro contenitore e ragazze, vi dico che davvero ci sta un sacco di roba. Questa l'ho proprio riempita fino all'ultimo centimetro di spazio, e infatti era strapesante, c'era un sacco di roba. E poi con dello scotch di carta sono andata a scrivere cosa contiene appunto quel contenitore. Ho messo via tutta la roba dentro ai contenitori, adesso li andiamo a mettere nel contenitore del letto. Il mio letto è strutturato così: all'interno ha questi pannelli qui in legno truciolato, insomma, che appoggiano su questi angolari qui.
ma che sono sollevati dal letto, quindi per pulirlo è molto facile, devo utilizzare perché sono rivestiti. Ecco, questo qui è quello che si è formato, non lo pulivo da molti mesi, quindi devo dire che non passa molta polvere. Sono rivestiti in tessuto, quindi devo utilizzare l'aspirapolvere. Finalmente sono super soddisfatta del lavoro. Sono contenta di aver trovato queste soluzioni. In pratica ho usato questi tre contenitori acquistati sul sito di Amazon, super comodi, super consigliatissimi. Trovo anche che questo tipo di contenitori siano più comodi rispetto a quelli rigidi, perché questi sono modellabili, quindi il rigido, secondo me, occupa più spazio e ingombra un po' di più perché non è flessibile, quindi anche per questo ho optato per questa tipologia di contenitori. Prima di acquistarli ho fatto un po' un'indagine di mercato e quelli che erano anche altrettanto convenienti erano questi qua di IKEA, ma facendo una considerazione sia sul prezzo che sulla qualità, alla fine sono più convenienti questi di Amazon. Per questo ho deciso di acquistare questo set da tre pezzi. Poi ho utilizzato delle buste in plastica trasparenti acquistate da alcune da IKEA, che sono queste qui che vi faccio vedere adesso. Vi lascio anche su queste, vi lascio le immagini e poi per tutto quanto vi lascio i link in info box. Ho impiegato un po' di tempo per capire quale fosse la giusta sistemazione per il mio letto contenitore, sia per praticità, sia per anche l'occhio vuole la sua parte. Mi piace aprire appunto il letto contenitore all'occasione quando mi serve qualcosa e vedere che sia tutto in ordine e ben sistemato appunto. E prima usavo mettere un telo sopra tutta la roba così da riparare da polvere ed eventuali cosine che purtroppo passano dal letto, la polvere, boh, non vuoi, si annida. Questo mio letto non appoggia sul pavimento, ma ai piedini, quindi è sollevato appunto dal pavimento ed entra, devo dire che entra veramente poca poca polvere. Però ad ogni modo comunque anche pulirlo in questo modo è super facile perché tiro fuori queste poche bustoni, questi pochi contenitori, diversamente da prima che avevo tante piccole bustine, quindi il pensiero di andarlo a pulire mi faceva rabbrividire. Quindi spero che vi sia stato utile questo video, la mia sistemazione è sempre un mio punto di vista, è sempre una mia organizzazione, spero vi piaccia. E ricordatevi, se ancora non l'avete fatto, vi fa piacere, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina così da non perdervi nessuno dei video miei e della mia sister. Io vi mando un mega bacio, un forte abbraccio e ci vediamo prestissimo con il prossimo video.